collaborazione con Magilla Spettacoli presenta Dimmi la tua, interviste con i personaggi e gli artisti del momento, ogni martedì, giovedì e sabato alle 19.30 in diretta live sulla pagina Facebook Radio OK. Conduce Daddy DJ. La tua, a cura di Daddy DJ. Ricordo che il programma è stato ideato anche sotto Magilla Spettacoli, diciamo un'azienda, una casa discografica di Brindisi, e mi ha dato lui l'idea, l'input per fare questo programma. E la cosa bella è che intervistiamo tutte le persone della provincia di Lecce, ma ci stiamo anche mettendo anche un po' di più di impegno, perché stiamo andando altrove. Oggi tocca, diciamo, a un personaggio della provincia di Lecce molto conosciuto, parlo proprio del professore, lo presento subito a voi, professore Domenico Laforgia, rettore dell'università, rettore dell'Università di Lecce, dottor Domenico Laforgia. Lui l'ho sempre visto come una persona illustre, anche dall'aspetto mediatico, è un uomo che si è fatto notare e sentire in provincia di Lecce, proprio la sua voglia di fare, la sua voglia di creare e soprattutto la sua voglia di inventare. Io cedo subito la parola a lui, perché dovrà lui introdurre il suo curriculum, perché non è che io posso sapere tutto il curriculum del dottor Domenico Laforgia. Prego, direttore, prego. Va bene, ma cercherò di essere sintetico per non tediare i nostri ascoltatori. Io mi laureo in ingegneria meccanica più di 40 anni fa, e vado subito in Ferrari, dove comincio a fare l'ingegnere di macchina con il famoso Forghieri, e lavorando anche molto sulle macchine da strada. Poi torno all'università perché mi richiamano all'università, e dopo una serie di attività di ricerche faccio una esperienza importante negli Stati Uniti, dove mi occupo di iniezione. Torno in Italia, continuo a occupare di iniezione e collaboro per lo sviluppo di quello che si chiama il Common Rail dei motori diesel. Sono la parte accademica del Common Rail. Da quel momento in poi continuo la mia esperienza di ricerca con tante attività nei vari settori, soprattutto nell'ambito dell'energia. Guido e creo il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, poi divento il preside della Facoltà di Ingegneria, poi faccio il rettore per 6 anni. Nel frattempo ho portato alla borsa di New York la prima azienda dell'Italia meridionale, la Natuzzi, come componente del consiglio di amministrazione, e mi sono più recentemente messo a disposizione della regione su richiesta del presidente Emiliano per dirigere il Dipartimento di Sviluppo Economico, con cui abbiamo fatto cose abbastanza importanti. Come rettore dell'università, la cosa di cui mi vanto particolarmente è essere riuscito a portare l'Università del Salento essere semi sconosciuto in ambito internazionale ad essere al 263° posto su 10.000 università censite, prima dell'Italia meridionale, quinta in Italia complessivamente. Quindi un risultato di cui vado molto fiero, tenendo presente che non l'ho raggiunto da solo, ma grazie a tutta la componente accademica che mi ha seguito e ha creduto in me, in quello che stavamo facendo. Chiede, dica. Curriculum già parla da sé, quindi è un curriculum già corposo. Poi ricordo anche che quando lui era rettore, me ne vanto, ma non perché ho studiato all'università, ma perché ho realizzato delle dirette quando lui era anche rettore presso le sue facoltà, soprattutto in ingegneria. Ricordo che abbiamo ultimamente è stato anche inaugurato, mo precisamente non mi ricordo, però è stato inaugurato una diga dove è presente l'Università di Lecce, un progetto con i finanziamenti europei, veramente molto molto interessante, ma soprattutto c'è quella trasmissione proprio della voglia di studiare. Io penso che io vorrei tanto andare all'università, però purtroppo non lo posso fare, però molto spesso mi diletto a leggere tesi, a leggere argomenti sulla vita accademica, soprattutto
su cosa c'è adesso nell'università. Questo tasto lo tocchiamo dopo. Un consiglio, rettore, o meglio, diciamo, dottore Domenico, la cosa bella, e io me ne vanto oggi, di dire finalmente a Canina nel mio paese c'è uno spin-off dell'Università del Salento. Quando lei era rettore... Quali degli spin-off? Ne abbiamo 40, ne abbiamo fatti nel periodo in cui ero rettore. Ce ne sono due particolarmente prestigiosi. Uno si chiama Genesis ed è stato... ed è stato quotato alla borsa di New York 2 anni fa con una valorizzazione di oltre 400 milioni di dollari, tenendo presente che è partito quasi 10 anni fa nell'Università del Salento da un laboratorio in cui c'erano un professore e un tecnico bravi, ovviamente cervelli molto molto capaci, che hanno sviluppato una molecola innovativa, un gel che consente di assorbire l'acqua e quindi poter essere deglutito, ingoiato, riempire lo stomaco di acqua. Il gel si ingrandisce, occupa lo stomaco e dà inappetenza. Quindi è un gel che è stato testato negli Stati Uniti ed è stato ammesso alla commercializzazione per le cure dimagranti, di quelli che sono molto molto ingombranti, molto molto grossi. È stata una cosa fantastica, perché il professor Sannino è l'autore di questa scoperta, e lo sviluppo ha portato adesso, io dalla regione, stiamo finanziando due investimenti paralleli nelle Cese, uno a Calimera e l'altro a Lecce, in cui ci saranno oltre 200 persone impiegate per costruire una fabbrica per queste pillole dimagranti, ovviamente a milioni di esemplari, che andranno in tutto il mondo. In questo momento stanno costruendo il capannone a Calimera e stanno definendo alcuni dettagli a Lecce per queste due aziende parallele, finanziate anche dalla regione, ma fondamentalmente finanziate dal fondo di investimento che si è comprato e ha quotato Genesis in giro alla borsa di New York. Quindi un risultato importante che dimostra come le buone idee, se portate avanti in maniera intelligente, hanno le gambe per arrivare ovunque. E quindi chi ha delle buone idee trova sicuramente nella nostra università uno spazio per farle crescere. Chiaramente, direttore, io sono orgoglioso che questa situazione sia veramente qui a Canimera, questa realtà, perché veramente se ne parla tanto, anche in piazza. Quella ditta che sta mettendo quella cosa è proprio buona, fa veramente delle cose importanti. Io l'ho sempre detto, ho sempre sostenuto la tesi che anche un nostro amico di parte, il nostro Luigi Massei, ha realizzato quando lui era assessore qui a Canimera. Io sono più che convinto e più che contento di avere questa realtà, e non me ne vanterò fino a che ci vorrà, perché veramente Canimera deve rinascere. Era rinata e sta, diciamo, bisogna continuare su quella strada del far riemergere le paesi, i borghi della Grecia salentina, che hanno tante peculiarità da sviluppare. Tenga presente che Calimera, dove ci siamo insediati, era un macello comunale abbandonato che non aveva grandi prospettive, è rifiorito ed è un fiore all'occhiello per noi, perché rappresenta un primo incubatore di impresa. Ce ne sono 5 di aziende in quell'incubatore. Adesso va via Genesis, ma continuano ad alimentare con nuove aziende questo incubatore, quindi c'è spazio per il futuro. Poi le aziende, una volta che sono incubate, devono andare per le loro gambe, quindi devono farsi, come fa Genesis, un loro stabilimento, prendere più gente, quindi avere più lavoratori all'interno dello stabilimento e far crescere l'occupazione locale, quella di Calimera, sia quella qualificata che viene poi dall'università, sia quella un poco meno qualificata che può venire da qualunque parte, ma soprattutto da Calimera. Sono proprio le piccole, no? Le attività che fanno diventare grandi le altre. Un'altra cosa importante, il processo dell'università. Parliamo un pochettino dell'università, dell'istruzione dell'università dal primo anno fino alla laurea triennale, perché chi meglio di lei ha vissuto e continua a vivere, presumo, il processo di evoluzione, no? Siamo partiti da zero per arrivare poi a questo tipo di università che attualmente, purtroppo, ohimè,
motivo delle iscrizioni dobbiamo, si deve purtroppo fare, perché no, non può avere assemblamenti. Parlaci un poco, direttore, di questa situazione. Certo. Oggi l'università la vediamo un po' idealizzata, nel senso che manteniamo il vecchio approccio, poi spieghiamo che cosa sta succedendo ora. È la grande occasione per i giovani che vogliono fare, vogliono avere la possibilità di prendere un ascensore sociale, un ascensore che gli consenta di partire da un certo livello ma di raggiungere uno decisamente superiore. Questo si basa sulla conoscenza e quindi sulla capacità di studiare di questi studenti e di accumulare in sé nozioni che gli consentano di fare le professioni che il mondo offre, e quindi possono diventare insegnanti, avvocati, notai, magistrati, ingegneri, adesso con l'anno 21 addirittura medici. Abbiamo ottenuto la facoltà di medicina a Lecce, è l'ultimo regalo che io faccio all'università prima di lasciare anche la regione, con i fondi della regione, quindi dandogli un contributo straordinario, perché non aveva l'università la possibilità di prendere medici per sostenere una facoltà di medicina. Grazie al contributo della regione si potrà fare una facoltà di medicina tutta salentina, quindi si migliorerà tutto l'ambiente di medicina, quindi le possibilità di crescere si hanno all'interno dell'università. Bisogna fare sacrifici, nel senso che va affrontata con serietà. Più la persona è seria, più raggiunge livelli elevati, meno problemi di occupazione avrà, perché l'occupazione dopo l'università può essere ritardata in certi periodi economici del paese, ma si raggiunge sempre. L'ingegneria ha un tasso, anche economia, ha un tasso di occupazione in tempi rapidissimi. I nostri ingegneri in 4-5 mesi sono tutti occupati. Qualche mese in più economia, ma anche le altre facoltà poi sistemano gli studenti tra 1 e 2 anni senza nessun problema. Certo, se uno vuole vivere all'interno di un territorio bello come quello salentino, non sempre ci sono tutte le possibilità. Molti di questi ragazzi, compresi gli ingegneri, hanno dovuto fare delle carriere fuori del Salento e poi sono tornati, quando sono stati più grandi, all'interno del Salento. Le occasioni ci sono, ma non tante quanti laureati produciamo come università. Ma questo è un fatto positivo, perché produciamo e mandiamo in orbita nel mondo del lavoro intelligenze genuine e molto capaci del territorio, che hanno il diritto di sognare e di realizzare i loro sogni. Quindi siamo sicuramente un grande ascensore sociale. Direttore, la fermo un secondo. Dica. Perché la maggior parte dei salentini, perché questa qua è una domanda che mi hanno fatto più di una persona, ma anche giovani atleti, giovani allievi, perché si studia in Salento, all'Università del Salento, contentissimi, io vado all'Università di Lecce, sono di Bari, ok, però, o di Bari, o di Lecce, o di Foggia, di qualsiasi, ma anche altre parti della regione, però poi devo per forza emigrare e trovare lavoro. Questa cosa purtroppo me la stanno chiedendo in tanti, e io dico, perché uno si laurea a Lecce e non può continuare a vivere la vita lavorativa da laureato a Lecce? Come la stessa cosa, e poi le faccio rispondere. Io ho mia moglie che è laureata in informatica, doppia cittadinanza italiana, cioè italo-venezuelana, quindi lei ha anche cittadinanza italiana, ha una laurea in informatica in Venezuela. In Italia è vero che il Venezuela non è comunità europea, non è Unione Europea, però c'è troppa burocrazia anche quando si deve fare un processo di, come dire, io non so come chiamarla, di rivalutazione della laurea, cioè far prendere la laurea, perché così anche le persone straniere possono iniziare, tra parentesi straniere, ma sostanzialmente non lo è mia moglie, iniziare anche la vita lavorativa, anche per quello che hanno studiato al loro paese. Le cedo il microfono. Sì, quello che lei chiama burocrazia, da noi si chiama equipollenza del titolo di studio. L'Italia è un paese terribile da un punto di vista burocratico. Noi non riconosciamo nessuna laurea costringiamo tutti o prendersi nuovamente i crediti formativi che gli riconosciamo e poi a rifarsi la laurea, oppure non gli riconosciamo il titolo di studio. Questa è una arretratezza burocratica dell'Italia che ancora non riusciamo a sconfiggere. Però vi devo anche dire onestamente che i nostri titoli di studio, che sono riconosciuti un poco dappertutto nel mondo,
valgono molto perché la formazione che diamo in Italia è molto alta e qualificata. Noi abbiamo la prima università del mondo storicamente, che è l'Università di Bologna, quindi abbiamo avviato gli studi universitari prima di tutti gli altri paesi e li abbiamo sempre arricchiti in maniera notevole portandoli a certi livelli. La risposta alla seconda domanda è che mentre lo sviluppo dell'università è paragonabile a quello delle altre università, il territorio non si è sviluppato alla stessa maniera. Quindi noi siamo in un territorio che ha un deficit di sviluppo, un ritardo di sviluppo. Questo ritardo di sviluppo fa sì che invece di avere 1000 posti da ingegneri nel territorio, ne abbiamo 500, mentre siamo in grado di produrre 1500 buoni ingegneri. Gli altri 500, gli altri 1000 devono andare altrove. Lo stesso negli altri settori, perché non abbiamo una sufficienza offerta di lavoro nel territorio. Dobbiamo far crescere il territorio e farlo sviluppare e solo allora andremo all'equilibrio tra i nostri laureati e le possibilità di occupazione territoriale. Questa è la ragione. Però, siccome gli studi sono fatti molto bene da noi e sono equivalenti a quelli fatti a Milano, a Torino o a Bologna, è chiaro che c'è una maggiore convenienza a farli qui da noi, perché costa di meno vivere a Lecce rispetto al vivere a Bologna e avendo la stessa qualità degli studi, anzi avendo un ambiente in cui si è meglio inseriti, la qualità della vita è più alta e un ambiente, come tutti vedete, con tanti vantaggi come il sole, la movida, il mare e tante altre cose, è chiaro che l'esperienza di studi nell'università è molto molto arricchente e molto molto bella. Quindi le condizioni e la valutazione che i genitori fanno prima di mandare un figlio fuori è fargli fare almeno il triennio da noi. Se il ragazzo è bravo, completa con un altro biennio altrove. Se invece zoppica un pochino, completa il percorso tutto da noi. Poi chi si appassiona, noi abbiamo un percorso di ingegneria che è legato al Salento Racing Team, cioè dei giovani ingegneri entrano dall'inizio dell'università e cominciano a partecipare allo sviluppo di una macchina da corsa. Partono da zero, ogni 2 anni la macchina deve essere ricostruita da zero, quindi non è che la stessa macchina, è una nuova macchina, il team la sviluppa e poi alla fine del secondo anno gareggia in ambito europeo, in ambito italiano, contro le altre università d'Europa o italiana. È un'esperienza fantastica. I nostri ragazzi di questo Salento Racing Team ce li rubano prima ancora che si laureano, proprio perché fanno un'esperienza pratica molto molto efficace, e in altre facoltà fanno cose analoghe. Quindi noi ci inventiamo con la nostra creatività la possibilità di professionalizzare i nostri ragazzi meglio degli altri, e il nostro risultato è quando sono bravi e si impegnano, competono dovunque nel mondo, e se vogliono fare delle carriere importanti devono andare in giro, non possono restare in questo territorio, perché questo territorio, proprio per il ritardo di sviluppo che è oggettivo, tenete presente che il prodotto interno lordo della Puglia è il 60% di quello della Lombardia, quindi le occasioni di lavoro sono ridotte almeno del 40-50% rispetto alla Lombardia. Devono andare dove trovano occasioni di lavoro. Poi l'esperienza universitaria è ricca, è molto ricca, e consente a tutti una formazione è indimenticabile. Parliamo molto di, in questo momento, di, lei stesso l'ha detto poco anzi, di dottori, medici, ingegneri, però attualmente una laurea dove ti permetta, e si sta vedendo anche in questo processo, diciamo, di trasformazione e di riforma dell'università, della scuola, di istruzione, anche varie facoltà di scienze agrarie, cioè la scienza, si stanno vedendo finalmente, dico, ahimè, parecchi allievi, tanti allievi, che iniziano a intraprendere la carriera di scienze agrarie e poi si laureano. Quindi questo mi fa capire che forse un attaccamento al territorio c'è. Quindi non è vero che una persona non può o non vuole iniziare a lavorare qui in Salento. Io la penso così, perché in questo momento lei benissimo lo sa, con questo batterio micidiale che è la xylella, gli agronomi la fanno per loro. Cioè un agronomo in questo momento è la roccaforte di una persona che si vede morire gli alberi di ulivo. Quindi questa è la domanda. È vero che si può lavorare in Salento?
Assolutamente sì, le occasioni di lavoro ci sono, anzi io sono un favorevole a quello che è l'autolavoro, cioè l'attività di tipo professionale, sia fatta in agricoltura o fatta da qualche altra parte, però se uno riesce ad avere un'idea vincente che sul mercato trova spazi e non è deve essere il mercato salentino, è un mercato nazionale, europeo, internazionale, ma un'idea che possa effettivamente trovare questi spazi di mercato, può lavorare tranquillamente nel Salento, anche perché oggi le cose sono cambiate. Il sistema Assolutamente. informatico che è messo a disposizione vi consente di lavorare a Lecce e di lavorare per un'azienda di New York ed essere collegato continuamente. Quindi la rete ci ha dato spazi incredibili. In Tocchiamo questo momento, dica. proprio il discorso della rete. Parliamo di università in questo momento. In questo momento che ormai tutti quanti ha visto, ci ha messo spalle al muro. L'università. In che modo sta vivendo questo purtroppo bruttissimo momento? Guardi, in modo, le devo dire onestamente, drammatico, nel senso che la didattica a distanza fatta dall'università non è una novità, però è sempre meno efficace di quella fatta in presenza. La possibilità di frequentare i laboratori è inibita, anche i laboratori didattici, quindi i ragazzi stanno vivendo male questa esperienza, i professori pure. Senza i ragazzi intorno, noi siamo incompleti, non riusciamo a trasferire neanche quelle che sono le caratteristiche umane del nostro rapporto. Quindi non va bene in questo momento. Però il coronavirus ci ha costretto a questa situazione. Speriamo che questa situazione finisca presto. Abbiamo già vaccinato 2 milioni di persone in Italia. Speriamo che la curva ripieghi ulteriormente, che si vada in zona bianca e si riprenda di fatto le attività a cui tutti siamo desiderosi di dedicarci. Attendiamo tutti quanti questa, diciamo, questa bandiera bianca, questa zona bianca, l'attendiamo perché veramente un'altra domanda, perché in questo momento mi corre l'obbligo. Lei, se dovesse essere attualmente un ministro italiano, se lo è, sono tanto di cappello, mi farebbe piacere. Come penserebbe e come riformerebbe la scuola e l'università, l'istruzione in generale anche? Guardi, sull'istruzione, quindi sulla scuola in particolare, tenterei di spingere molto di più all'eliminazione dei libri, all'uso di iPad qualificati, alla possibilità di scrivere anche sugli iPad, quindi farei evolvere la scuola in maniera un po' più moderna, anche perché quello che è cambiato, io ho un nipotino che adesso ha 14 anni, quindi lo seguo da quando era piccolino, e lui quando era piccolino, a 2 anni, andava sul computer, non sapeva leggere, però memorizzava le stringhe e si muoveva su internet con un'abilità per la quale a 3 anni mi diceva: "Nonno, tu sei lento, per cui fatti da parte, che facciamo le cose prima se le faccio io", a 3 anni. Quindi adesso è un maestro. Allora, avendo questa capacità sviluppata sui computer, tutta questa generazione, vanno ovviamente guidati di più su queste cose, perché peraltro loro hanno molta esperienza televisiva, molta esperienza sui computer, hanno una capacità di apprendimento molto veloce, ma ahimè si annoiano prima e quindi bisogna cercare di tenere desta l'attenzione, e lo si fa soltanto se si hanno supporti a loro noti, che sono quelli informatici di vario genere. Per l'università le devo dire che la fase riflessiva dello studente che studia da solo per conto suo è assolutamente indispensabile, quindi quella parte serve a costruire la conoscenza e l'autonomia dello studente. Quello che serve in questo momento è probabilmente il maggior investimento sulle esperienze all'estero. Tutti dovrebbero fare un Erasmus, o due Erasmus, o tre Erasmus, perché migliorano la lingua, hanno e acquisiscono delle doti umane in paesi diversi che da noi non potrebbero acquisire, hanno una visione che è internazionale, che nel mondo servirà sempre di più. Andiamo verso una internazionalizzazione, una globalizzazione, per cui cittadini del mondo e sempre meno cittadini dei nostri paesi saremo, ma sempre più aperti. Quindi questo occorrerebbe fare, trasformare l'università in questo senso, più uso delle altre lingue, e già si fa molto da un punto di vista informatico. Tenga presente che quando ho fatto il rettore ho trasformato tutta l'università con i sistemi Wi-Fi, quindi qualunque studente arriva, si siede,
ha la password già, perché gli viene data l'iscrizione, e si collega in qualsiasi plesso dell'università alla rete e continua a utilizzare il sistema. Dialogo con i professori, la rete internet, tutto a disposizione dello studente, che fa sì che diventi uno studente sempre più evoluto e informatizzato. Quindi questo è sicuramente il percorso per l'università. Non cambierei moltissimo rispetto a quello che è la qualità dell'insegnamento e la qualità del rapporto con l'università degli studenti, che però vorrei molti più laboratori, molta più attività didattica in presenza, che in questo momento ci siamo dimenticati. Io ridevo poco prima ridevo, perché io proprio ho mio figlio che, ohimè, lui, essendo mia moglie venezuelana, quindi parla lo spagnolo, lui, proprio della capacità di apprendimento dei ragazzi, 17 anni, lui, posso dire, usa il cellulare, ma usa anche il tablet, il computer, come non lo usiamo, perché purtroppo fa parte del nostro lavoro, ma loro lo usano come se fosse acqua fresca, cioè addirittura cose che io non ho mai fatto, lui è capace di farlo sempre sotto la... E questo momento dopo, l'ultima domanda che le faccio, dottor La Forgia, sì. I bambini, è vero sì che capiscono prima, ma sono, come lei dice, molto ingenui e soprattutto si annoiano prima, quindi cercano sempre un qualcosa da fare, qualcosa di innovativo. Io, chiaramente abbiamo il professore La Forgia, che lui, non dico che sta sempre sulla Facebook, ma la maggior parte del tempo lo vedo quando non c'è niente da fare sulla Facebook, lo vedo attivo, e io proprio in quell'occasione gli ho detto: direttore, dobbiamo fare un'intervista, perché ci tengo a intervistarla. Lui è presente sul social network, su Facebook. Allora, in questo momento, lei da dottore, da ex rettore, da padre, da genitore, da nonno, perché io lo devo fare a tutti gli ospiti, perché è partita una campagna proprio della radio, sia come vlog, parliamo del blog, io sono un blog Radio OK, proprio come utilizzare la rete e non farsi cadere in trappola, che purtroppo, come ben sappiamo, caro dottor La Forgia, sappiamo benissimo che questo maledettissimo, tra parentesi, TikTok sta facendo morire tanti bambini. Ieri di nuovo si è stata lanciata questa sfida, non so il motivo, io non l'avrei fatto, però purtroppo sappiamo benissimo che i ragazzi, specie in fase adolescenziale, sono, come dire, la psiche umana purtroppo non sa che cosa dice, agiscono di massa. Vedono uno imitare, perché c'è il fatto degli influencer, in automatico tutti quanti imitano quel soggetto. Quel fatto che è successo ieri a Gallipoli, dove si, in una challenge, viene chiamato così intermediario su TikTok, lanciava la sfida a sbuttarsi sotto le macchine. Ma siamo veramente arrivati al paradosso, io dico. È vero sì che dobbiamo adeguarci, bisogna, come dire, accelerare anche i tempi dell'evoluzione, no? Però arrivare a questo momento e fare tutto ciò, secondo me, è il colmo. Non si possono morire ragazzi, bambini di 9 anni, perché per me i 9 anni sono ancora bambini, impiccati, è impossibile. Io dal 2021 non vorrei manco vederlo. A lei la parola, perché questo ci tengo particolarmente, che lei dica due chiacchiere proprio su questa cosa. Guardi, la mia posizione è che i nostri ragazzi, i nostri bambini, rischiano, proprio per questi grandi sistemi informatici che hanno a disposizione, una fase di isolamento personale, e quindi non riescono più ad aggregarsi come eravamo noi ormai 70 anni fa, quasi, in cui alla fine con quattro cose giocavamo, però la cosa più importante era stare insieme e giocare uno con l'altro. Ora non lo fanno più tanto, salvo quelli che hanno famiglie numerose, che vivono insieme e quindi riescono a fare ancora questa cosa. Una delle cose che io ho imparato da mio nipote è che oggi lui ha messo a punto una stanza informatica aperta solo ai compagni di scuola, per cui i compagni di scuola vanno sulla stanza in qualsiasi momento e trovano qualcuno dei 30, 40, 50, anche più classi hanno introdotto, amici, e quindi riprendono questa aggregazione che una volta per noi era fatta in presenza, almeno a livello informatico. Discutono, scherzano, ridano, litigano, aprono temi che possono diventare importanti, ma stanno insieme. Questo è l'elemento fondamentale. I ragazzi devono riprendere a stare insieme, quindi la scuola deve aiutare in questa direzione, le famiglie devono aiutare in questa direzione, perché non possono delegare tutte alla scuola,
perché i ragazzi non devono rischiare, come è stato per quella bambina che ha fatto quella fine assurda, isolati. Se non, cioè non c'è confronto anche con gli altri ragazzi, rischiano di venire fuori questi pensieri assurdi, stimolati da qualche criminale della rete, perché ci sono i criminali della rete, bisogna assolutamente fare una normativa che produca una forma di censura rispetto a queste cose, perché bisogna salvare dall'isolamento i nostri ragazzi. L'unica strada è quella di avere i network, il collegamento, il dialogo. Dica. Parliamo chiaro, perché bisogna, come dire, non demandare tutte le responsabilità alla scuola, ma io l'ho sempre, detto, secondo me il primo centro dove il ragazzo lo bisogna educare è la famiglia. Se manca la famiglia, secondo me, non dico che non deve andare a scuola, però rispecchia a scuola la realtà che si vive in famiglia, perché proprio il bambino è lo specchio della famiglia. Quando uno si sposa e ha uno o due bambini, secondo me è proprio quello che viene chiamato il frutto dell'amore. Cioè, io sinceramente parlo a livello mio, quando vedo qualcosa di diverso, a Gabriele mio gli dico: Gabriele, che stai facendo? Cosa stai facendo? Cioè, la responsabilità secondo me deve essere prima della famiglia, poi la scuola, e questo mi ha dato lei la certezza poco anzi di questo concetto che secondo me fa parte della psicologia. Cioè, veramente bisogna iniziare a educare questi ragazzi. Direttore, la scuola ha il suo ruolo, ma la famiglia è il ruolo più importante nella formazione ed educazione dei bambini, assolutamente. Io la saluto, io ringrazio lei, saluto tutti gli ascoltatori e alla prossima occasione ci rivedremo. Io veramente sono onorato, ma non perché, ma perché il dottor La Forgia, secondo me, veramente è stato lo sarà sempre un uomo di alto valore culturale, sociale, e perché se no non poteva fare il direttore dell'università, voglio dire, sa il fatto suo, perché è un uomo che veramente ha fatto tanto per la provincia di Lecce. Quando vuole, direttore, causa Covid, mi auguro venga a Lecce, le possiamo anche offrire un caffè da sport, come si sa oggi fare alla moda. Ci vediamo un caffè e magari ne discutiamo di persona. Vederla, voglio incontrarla in presenza, perché virtualmente non si è così. Con l'occasione do anche il video dell'intervista. Arrivederci. In collaborazione con Magilla Spettacoli presenta Dimmi la tua, interviste con i personaggi e gli artisti del momento, ogni martedì, giovedì e sabato alle 19:30 in diretta live sulla pagina Facebook Radio OK. Conduce Daddy DJ.